start. And we're here to blow your mind with attacks to your heart. Get you a heart attack. Don't sleep, it's fine. One more time, blow your mind. All the way to the sun. Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Stefano Nava. Ci siamo, sta per scoccare l'ora del derby. Ancora pochi istanti e poi sarà partita vera. San Siro ribolle di passione, tifosi di nerazzurri e rossoneri. La sfida delle coreografie, un colpo d'occhio magnifico sulle tribune. Toglie il fiato, è una costante delle sfide fra Inter e Milan. È sicuramente l'appuntamento più sentito in città. Una sfida il cui significato va ben oltre i punti in palio e che in passato ha saputo regalarci match memorabili con risultati a volte anche sorprendenti a livello numerico, difficili da annoiarsi. E speriamo sia così anche oggi. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Punta molto sul pressing per non far ragionare gli avversari costringendoli all'errore. Una tattica certamente dispendiosa, Stefano. Pressare tutto campo non è facile, richiede la giusta coordinazione tra i reparti per non finire a corto di fiato prima del tempo. Oltre ad ospitare le gare interne di Milan e Inter, San Siro è stato spesso teatro di concerti di alcune delle principali star della musica mondiale. Tanti gli artisti che si sono esibiti in questo stadio, da Madonna ai Rolling Stones, fino agli U2, passando per i nostri Vasco Rossi e Ligabue, giusto per fare qualche nome. L'arbitro di questo match è Gianluca Del Tarano. Partiti, è cominciato il derby di Milano. Cornice di pubblico fantastica, colpo d'occhio da brividi. Un motivo in più per le due squadre per dare il massimo in campo. Buona la chiusura. João Mario. Perisic. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta. Concesso la profondità e fuori gioco. Milan Inter, Stefano, tu l'hai vissuto in prima persona con la maglia rossonera vista da fuori, una sfida capace di regalare emozioni come pochissime altre, una di quelle partite che aspetti tutta la stagione e che vorresti già rigiocare subito dopo il fischio finale. Sono partite che ti restano dentro, il calore del pubblico, l'atmosfera in campo, le vigilie. Floridi! Icardi. Hanno metri a disposizione. Il lancio profondo di Icardi. Occhio a Perisic. Padroni di casa che possono vantare la miglior difesa del torneo, è difficile trovarli impreparati. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco, ma i migliori. Occasione d'oro, provvidenziale quel portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto Pier, pazzesco, incredibile, io l'avevo già vista dentro. Perisic alla messa dentro, da rivedere il tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire, non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta.
L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Attenzione ai cardi, attenzione alla palla del vantaggio. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Abate. Maurizio Icardi. Il lancio profondo di Icardi. Si avvicina all'area. Occasione. Perisic ha spazio. Ottimo il tocco di Perisic. Candreva. Il portiere si salva grazie al palo. Sarà dunque calcio in angolo per l'Inter. Il corner di João Mário, attenzione. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Kayanoglu. Borini. Palla larga, può cercare il cross, la mette in mezzo, palla gol per il Milan, grande chiusura difensiva. Kayanoglu, occhio, cerca l'area di rigore, occasione per passare in vantaggio. Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pier. Palla che si è persa sul fondo, sia pure di poco. Occhio all'avanzata del Milan. Buono il lancio, smarcando, prova la botta, nulla da fare, pallone che esce. Sono tre i minuti di recupero. João Mário. C'è spazio per andare. João Mário. Opportunità. João Mário. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. L'Inter ha trovato il gol poco prima del riposo, Stefano, e può essere un episodio chiave. L'allenatore, la reazione non se l'aspettava proprio. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Si ricomincia dunque con l'Inter che è avanti nel punteggio. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0.
La prima frazione di gioco si è chiusa con i padroni di casa avanti. Poter contare su una difesa impenetrabile come la loro è un bel vantaggio. Se poi anche gli attaccanti sono in giornata, beh, allora per Galassari c'è poco da fare. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Candreva prova l'avanzata all'Inter. Maurito Icardi attaccò sul primo, il portiere di pugno allontana. Ottimo il tiki-taka qui. Occhio al suo movimento, occhio al pallone filtrante. E il portiere recupera il pallone. João Mario. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è il tocco sulla fascia. Guadagna Merri, pallone interessante. João Mario. Rodriguez. Cerca la sovrapposizione. Calibrato male qui il lancio, senza problemi il portiere. Guadagna metri verso l'area. Kalinic. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Grande eleganza nel tiro, ha piazzato benissimo il pallone. Davvero un gol di precisione formidabile per Luigi. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Vessino. Icardi. Guadagna metri. João Mario. Icardi. La mette in mezzo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Biglia. Ci sono metri a disposizione. Altro tentativo. Palaghesce, rimessa con le mani per l'Inter. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Perisic. Cavale. João Mario. Icardi. Palla larga. Maurito Icardi. Può scambiare con il compagno. Palla buona per Icardi. Icardi. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Cambio nella formazione del Milan.
Susso. Ancora 8 minuti prima della fine della gara. Occhio all'avanzata del Milan, può portarsi in vantaggio. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì, la palla non ha girato come si aspettava. Era fra i giocatori più interessanti da seguire, direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. João Mari. Maurito Icardi. Si avvicina all'area. Biglia. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Il lancio opportunità. Ha calciato in porta la posizione defilata. A giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Brutto passaggio, recupero facile. Prova l'avanzata l'Inter. Il lancio profondo di Icardi. Occhio a Perisic. Super intervento del portiere, intervento decisivo. Potevano passare in vantaggio, invece l'attaccante si è visto respingere la conclusione a botta sicura a pochi passi. Corner di João Mário, attenzione, attenzione, tutto solo, non è finita, sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio, parità allo scadere del 90esimo. Candreva.